Certo, devo dire, anche io ho fatto un bel matrimonio, eh? Guarda, guarda, guarda. Quanto stavo bello con l'abito bianco. L'abito fatto con le tende di zia Caterina. E che bello, zia Caterina. Ah, era proprio un bocciolo, guarda, guarda, un bocciolo di rosa. Un bocciolo, certo. Oramai mi sono spambanato un poco. Però devo dire la verità, pure mio marito era un bell'uomo, eh? Ah, sì, sì, sì. Eccolo qua, oi. Il tempo passa per tutti. Come è andato in banca? Ciao, ciao, come è andato? Come è andato in banca? In banca, come è andato? E come poteva andare, secondo te? È andato male, è detto. Oh, non c'è problema. Ah. Per loro non c'è problema, ma noi siamo pieni di problemi, eh? Non ci danno una lira. Mamma mia, come si fa, mamma mia? Come si fa? Come si fa? Senti, comunque io ho una bella notizia da darti. Ah, meno male. A me la notizia come chiamate in banca? Ma telefonà! Lo vai a chiamare in banca? Era troppo urgente. Era troppo urgente. Te la devo dare la notizia. Vabbè, dammi. Lucia ci porta a conoscere il suo fidanzato. Ah, finalmente, finalmente così ti tranquillizzi pure tu, hai capito? Perché stando tranquillo tu, siamo tranquilli tutti in questa casa. Quindi no, sentina, che mi devo tranquillizzare, mia figlia mi ha già anticipato che sicuramente non mi piacerà. Ma ha ragione, scusa, che la povera anima di Dio, capito? Perché tu sei troppo esigente, capito? La scoccia a quella ragazza, capito? L'altra volta, bravo ragazzo, assegnato, lavoratore, insomma. Bello no, però insomma, si difende. No! Che non l'occhio aquilino, che non l'occhio aquilino, e quando che fatto? Lei convinta ragazzi, è l'occhio aquilino, boh, essere andata, l'occhio aquilino, quelli erano due occhi così che mi guardavo come un rapace, ma per carità, non un po' con l'occhio così, però insomma era un bravo ragazzo, si poteva sopportare, ecco. Ah. Certo, io l'ho detto comunque, Lucia avrebbe fatto bene a sposarsi il figlio dell'avvocato del piano di sopra. Oh, un ragazzo tanto buono, tanto bravo, tanto discreto. Io non lo so, però mi hanno detto che... Ah, morning! Mi stavo aspettando? Come ti dicevo, un poco... Spia! Sì, signore! Mi resta così, perché a Bobo fa piacere. Daddy ha sempre sognato un figlio americano. Ma dita a chi è stringa, a te? No, perché in genere è la prima cosa che mi chiedono. The first, a prima. A prima. L'avrei chiesto come secondo, come forse l'avrei chiesto... Ma tu sei proprio scemo, no? Bobo me l'avrebbe detto. Secondo me Daddy sull'argomento si è fatto e fatto su. Non ti chiamo. Che cos'è questa mazza? Questo, this, questa è una mazza da basketball. Basketball? Forse, dice, ma sa giocare tu a basketball? Sì, io so giocare a basketball. Ho apportato qualche modifica al gioco, però sono molto bravo. Sì. Vuoi vedere? Pi. Beh, ma io, insomma, la mia magia mette a giocare for, a basketball. Fox, tira the ball. Che fa? Tira the ball. Com'è? Va pure in prezzo, si dice. Ci avesse mai fatto male, mo'. Allora. Tiro da bordo. Tiro da bordo. Sì. Ah, no. Sì. Ma, sei bravissimo. Sai, ci sono tu? Al primo di maggio. E tu al primo aprile, al primo di maggio. Cioè di maggio, siamo lì. Ah, hai ragione, prima era Carmela. E chi è arrivato secondo? Non lo so, non l'ho letto, non ti vediamo. Ma no. Wench. Che è, Paris, no, Wench, in inglese, lancia. Ah, in inglese. Tutto? Vai. Che cosa? E questa è la modifica al gioco che ho fatto. La modifica questa? Perché io la voglio, non la prendevo mai. Allora con più schifoso più vicino. Funziona sempre. All right! All right! Ma tu sei proprio scelto, poi io dovevo andare all'università di Yale. Come la chiave? Sì, però poi mi hanno chiuso la porta in faccia. Io te la scorto la porta in faccia, capito? Ti sapevo tutto, capito? E a parte al fondo, lo dici tu, no? Cioè a giocare a casa tua con Dardi. Non si può giocare con Dardi. Perché? Perché gli si cagano tutti i vasi. E poi, compri, e vasi a casa tua, compri i vasi nella casa tua e ci gioca a casa tua con mamma. Non si può con mamma. E perché? Se ne è scappato con un turco. Che fa il cazzo tutti i vasi? Questa è pazzia. Morning! A proposito, Fortina, voi la spesa non l'hai fatta stamattina? No, no, e come la faceva la spesa? Siccome lui non ha avuto il prestito in banco, no? Allora stavo troppo nervoso, figuriamoci se potevo fare la spesa. Ma dico io, ma perché non ti sei fatto tu? Ma quella spia! Sì, sono io la spia del quartiere, lo giuro, dopo la mia cosa. Ma perché non ti stai a casa tua insieme a Debbie che fa l'avvocato? Dico io, fai il procuratore tu, eh? Ma cosa ti faccio? Siamo qua, non c'è niente da fare.
Allora, come ti stai dicendo? Io sono andato in banca, no? Non ci danno niente, ma non danno niente, non ci danno niente. Non c'è niente da fare, assegniamoci. No, no, ci sono un impiegato talmente antico. Sì, sì, lo conosco pure io, come no? Matte Borsani, 33 anni, Scorpione, che non lobby della regia. Il papà deve una ferramenta, la nonna sono alla fisarmonica. Lui deve dare 1,5 milioni al dentista. Ehi, oh, è discreto, è discreto. Ma è finito, no, no, ma tu sei fatto tutta la grande storia. No, io sono la spia, Tu sei la spia? Sì, qualcuno, sono io. Ma la spia. E allora, quando sono stato uscendo praticamente dalla banca, addirittura mi sono scontrato. Cosa fa? Mi sono scontrato con il postino. Oh, postino, il nostro postino. Per un anno d'età, e mi ha dato, come non me lo scordate, il pacchetto lo fuori. E mi ha dato questo pacco, guarda qua. Ecco, viene dal Pakistan. A droga! Ma no, signore, ora c'ha l'indirizzo in arma, se sarà sbagliato. No, guarda. Ma perché tutti i pacchi dal Pakistan con della droga? Non ho capito. Tutti! No, signore, se sarà sbagliato, non è possibile, non c'è il nome mio là sopra. Guarda, secondo me il postino l'ha fatto apposta per inguaiarti. A me? E perché mi dovevi inguaiare? Perché tu non gli dai mai alla mancia a Natale. Vero grave, perché in questo modo finisci in galera. Ma non gioca a te, dici Galleri. Non ho capito, allora, Postino, no? Per, diciamo così, per rovinarmi, per inguaiarmi, capito? Spendeva a occhio e croce, numeri a dedo, ma non mi fate il numero 25. E poi sono sicuro, sono convinto che la polizia non verrebbe mai a trovare e a cercare la droga in casa mia. Tante volte un gradino, un seme di triste, capito? C'ha l'intuizione felice che... Aspetta. Che lei, la puzza è bruciata. Hai dimenticato il ragù sul ah, e fai sempre bruciare il ragù, e non vedete che ti distrae, non lo so. Però. Sì! Salute, Mi sono drogato! Mi sono drogato! Come ti senti adesso? Tu sei drogato! E te ne esci! Sì, vattene via, non farti mai più vedere! Da lì vai! Ma no, vuoi dire? Ma che ci fai tu? Già la mattina sei in casa mia, ma che vuoi? Chi sei? Ma faccio fare con Davide, capito? Fa l'avvocato, che vuoi? E fa la spia! Sono io la spia! Giusto, comunque per dire a finisco, basta che porta la postina! Ma non posso, se il postino lei è mi denuncia, come faccio? Allora, che faccio? No, siamo i carabinieri! Ma che fai? Ma questa è droga, non è la carta. Ma no,